Il nome, nomi concreti e nomi astratti, nomi comuni e nomi propri, nomi individuali e nomi collettivi. Il nome è la parte variabile del discorso, e cioè possiamo fare il singolare, il plurale, il maschile, il femminile, che serve ad indicare tutto ciò che esiste nella realtà, persone, animali e cose, e nella mente, sentimenti, idee, concetti. Il nome può essere qualsiasi parte del discorso che svolge una funzione di sostantivo. In questo caso, la parte del discorso si dice sostantivata. Facciamo degli esempi. L'aggettivo, l'ultimo che esce e chiude la porta. Pronome, diamoci del tu. Verbo, dare e avere sono importanti. Avverbio, in questa partita ho dato il meglio. Avverbio. Congiunzioni. Non contano i se o i ma. Congiunzioni. Esclamazione. Un urrà accolse l'entrata in campo. Vediamo il significato del nome. Ci sono nomi concreti astratti, nomi comuni e propri, nomi individuali e collettivi. Nomi concreti indicano le persone, animali o cose esistenti nella realtà. Si possono percepire con i sensi, vedendoli, ascoltandoli, annusandoli, gustandoli, toccandoli. Ad esempio, la mela. Nomi astratti indicano entità, idee, concetti che non hanno una corrispondenza fisica, sono prodotti della mente o dell'immaginazione. Non si possono percepire con i sensi, ad esempio intelligenza. I nomi concreti e astratti, ci sono nomi che possono essere considerati concreti o astratti in base all'utilizzo. Ad esempio, mi fa male il polso, nome concreto, ci vuole polso nel gestire gli alunni, nome astratto. I nomi concreti si trasformano in nomi astratti, ad esempio giardino, giardinaggio, pittore, pittura. Poi ci sono nomi concreti e astratti che non si riescono a classificare con precisione, ad esempio nomi di personaggi inventati, Topolino, nomi che indicano azioni che hanno un effetto visibile, la corsa. Nomi che non si possono vedere, ma che hanno un effetto visibile, ad esempio la fame. Bisogna capire il significato del discorso per classificarli. Quindi, riassumendo, ci sono nomi concreti, persone, animali e cose, che sono realmente esistenti o entità che si possono percepire con i sensi. Odore, oscurità. Nomi astratti, idee, concetti, sentimenti o stati d'animo, ad esempio amore, felicità. Nomi concreti e astratti, persone, animali o cose che non esistono realmente ma che vengono percepiti come reali, oppure nomi che indicano azioni, ad esempio la corsa. Vediamo adesso i nomi comuni e nomi propri. I nomi comuni si riferiscono a persone, animali o cose in modo generico, cioè senza poter identificarli. Ragazzo, cane, casa. I nomi propri si riferiscono invece a una determinata persona, Riccardo, un determinato animale, Stella, una determinata cosa, casa gentile. Per distinguerli dalle altre entità vengono utilizzati con questa funzione. I nomi comuni sono scritti con lettera minuscola, i nomi propri sono scritti con lettera maiuscola. I nomi individuali e i nomi collettivi. I nomi individuali indicano una sola persona, un solo animale, una sola cosa. Ad esempio, ape. I nomi collettivi, pur essendo singolari, indicano un insieme di persone, un insieme di animali o un insieme di cose. Ad esempio, sciame. Nomi individuali e collettivi.
persona individuale, folla collettivi, cioè un insieme di persone, isola arcipelago, un insieme di isole, lupo branco, un insieme di lupi, aereo stormo, un insieme di aerei, nave flotta, un insieme di navi. Lo stesso nome può essere individuale o collettivo, ad esempio il banco di scuola o il banco di pesci. Squadra da disegno o squadra di calcio.